Ciao amici, benvenuti nella magica atmosfera del salottino rosa da cui vi trasmetto oramai da qualche mese a questa parte. Siamo nel settore cucina del canale. Voi sapete benissimo che creatività, fantasia e arte si sposano magnificamente con la cucina ed è un motivo per cui la cucina è entrata a far parte di questo canale. Allora, io ho la fortuna di avere una madre anziana. È una grande fortuna, innanzitutto quella di avere una madre, ma anche di averla anziana, perché mi può trasmettere e raccontare le ricette di un tempo forse perduto. Questa è una ricetta antichissima, sono frittelle, si tratta di frittelle dolci di patate. Abbiate pazienza per le quantità e le proporzioni, perché una volta si faceva a occhio, e ognuno aveva anche la propria variante, ogni famiglia, ogni persona. Quindi io cercherò di essere molto precisa nel video, però insomma, non al grammo, però in compenso la ricetta è facilissima e buonissima. Tramandiamo queste tradizioni. Un abbraccio. Ecco la ricetta. Fuoco basso, così si cuoce piano piano, deve proprio diventare un passato di patate. Thank you.
vedere, ma prova a vedere, alza. Alza. Ha raddoppiato, il volume. Allora, adesso questo è pronto da, bisogna sbrigarsi, dobbiamo friggere. Ok. Allora. Dobbiamo aspettare un attimo però, perché sennò non siamo certi che all'interno siano ben cotti. Ok. Via. Grazie. Zucchero semolato subito, al momento, quando sono ancora calde, ok, oppure anche va benissimo anche lo zucchero, come si chiama quello? A velo. A velo, sì, al basta velo. Zucchero. Ma sì, basta. E siamo al momento dell'assaggio. Volendo, io non l'avevo, ma sta benissimo anche la scorzetta di limone grattugiata nell'impasto, anche di arancio, e si possono anche bagnare con un po' di alchermes. Questo vuole la tradizione. Morbidissimi, ed è la fecola delle patate che lascia questo, l'amido delle patate che lascia le frittelle così morbide, le mantiene morbide per giorni. Provate, poi mi direte. Ciao!